Ciao a tutti, sono Davide. Allora, oggi abbiamo Mike Borghese, dico bene? Mike Borghese, l'omonimo del canale Mike Borghese. Sì, esatto, mi dicono che mi assomiglia, però non dico io. Va bene, allora, è venuto a farmi una sorpresa perché non so se avete visto il canale, ma dopo vi metterò il link. Lui costruisce e progetta delle casse audio fantastiche, cioè proprio studiate. Faccio del mio meglio, io. Esatto. Va bene, allora, siccome mi segue tutti i miei video, ma mica solo lui, perché dopo qua di fianco c'è un sacco di persone che ci stanno guardando, sono un po' in imbarazzo perché li guardano tutti, e sono venuti a trovarmi e mi ha portato in regalo un paio di casse, diciamo studio. Sono da scrivania, da ascolto occasionale. Per il montaggio dei miei video, quindi mi è venuto spontaneo ringraziarlo con il video e vedere che cacchio. Vabbè, sono tu adesso devi fare tu. Allora, facciamo l'unboxing. Va bene. Dove, come dicevo, lui ha un canale YouTube che è bellissimo, fa dei progetti di casse veramente, veramente, veramente belle, fatte in casa e soprattutto fatte a mano. Cioè, sì. Taglio io i legni da zero, poi le faccio sorgere dalle ceneri. E allora, c'è tutta la strategia poi per trasportarle, per non fargli fare. Perché poi dopo te da dove vieni? Da Novara. Infatti, quindi ha fatto un po' di strada. Io sono arrivato e gli ho detto: ti ho portato lui il gorgonzola. Lui lo guarda e dice: quello la volta scorsa. Queste non assomigliano al gorgonzola, però. Dio può, che buono quel gorgonzola che mi ha portato. E allora andiamo a vedere. Siccome dove monto, che adesso vi farò vedere la mia stazione, la piccola stazione dove faccio il montaggio video personalizzata, ho un paio di cassettine. Queste qua sono venute meglio, quelle lì sono leggermente sbeccate qui, però. Ah, beh, non è che non funzionano, eh. No, però guarda che roba. Tanta roba. Quindi, stavo dicendo che sul suo canale, se volete andare a vedere, c'è un sacco di progetti, che tra l'altro tu li vendi naturalmente, cioè. Sì, adesso inizierò anche con la vendita delle casse fatte finite, quindi ci sarà la possibilità di averle. Se invece uno le vuole solo sentire, ho il mio studio e ci sarà la fiera adesso dell'Hi-Fi. Milano a ottobre, quindi se qualcuno vuole passare a farci un giro, grazie. C'hai lo stand? Sì, c'ho lo stand. Ok, una roba. Così, se uno vuole passare. Beh, sono fighissime. Sono tue. Comunque. Spero ti possano accompagnare al meglio. No, il fatto è che vedete, queste casse qua non sono casse attive, dico me. No, sono quindi passive. Ci vuole l'amplificatore. Lui ha portato anche l'amplificatore. Ha fatto tutto. Intanto io ti ringrazio. Passavamo di qua tutti quanti, davamo una sbirciata per capire come fare. Mi ha portato. Va bene, allora, mi sembra giusto girare la telecamera per far vedere tutti quelli che sono venuti a trovarmi oggi. Ci state tutti? Sì. Sono venuti tutti a trovare me in cucina e poi non è la prima volta, è tante volte, è la quarta o la quinta volta che hanno fatto un canale su Discord, aiutatemi voi, che io non... Sì, Discord e Telegram. Discord e Telegram, chiamato... Reaffinati. Dove assieme guardano i video che faccio io, dico bene, mi commentano, insomma, così. Dopo una giornata di lavoro ci mettiamo lì tutti quanti in compagnia e quando riusciamo ad aver tempo, passiamo del tempo insieme guardando video. Di Davide. E Giorgino. Va bene. Il canale di Giorgino. Il canale di Giorgino. E il futuro. Quindi se volete mandare un saluto a Giorgino, che lui guarda i video. Ciao Giorgino! Ciao Giorgino! Vieni a trovare! Vieni! Viene martedì, dai. Quindi adesso lui, in mezzo al mio casino di fili, si mette lì e le monta. Con calma. Vediamo anche cosa c'è da fuori. Poi vi faccio vedere alla fine il risultato. Okay? Va bene. Tanto grazie, Mike. Ma sicuro. Allora, Saverio, che viene dalla Sicilia, esattamente da Capo d'Orlando, provincia di Messina. Ridente cittadina che si affaccia sui Nebrodi. Il prodotto tipico dei Nebrodi è questo salame di un paese che si chiama Sant'Angelo di Brolo. Che è un tipo di salame fatto con chiaramente il maiale, sicuro. Sì, la carne del suino, che però ha la peculiarità che dopo che viene tagliata al coltello viene anche compattata prima di essere infugata in questo budello che è tutto naturale, sì, il budello gentile, e poi ha una stagionatura molto bassa, quindi è un salame prettamente morbido. Vediamo. E allora? Quindi è a punta di coltello, yes. E poi viene pressato un pochettino e imbudellato. Esatto. Bene, adesso lo sentiamo. Quindi allora, Giorgino, mezzo salame tuo, mezzo mio.
Allora, le casse le ha montate, quale musica migliore che questa qua? Allora, grazie intanto, io sto seduto nella postazione, grazie per... almeno te le devo pagare. Ma di che? Ah, ok, allora grazie per il gentile omaggio. Vi ricordo, Mike Borghese, il canale YouTube, ok? Sì. Adesso andiamo subito a vederlo, velocemente, da questa parte. Sono anche iscritto io, sono iscritto, quindi... esce fuori, cioè... Mike Borghese, eccolo qua, lo trovate. Il suo canale. Quindi vi lascio il link, se volete dare un'occhiata, iscrivetevi al suo canale perché merita, veramente bravo, e direi che... Grazie. Figurati, direi che ci vediamo alla prossima video ricetta, ok? Ciao! Ciao, ciao a tutti!